Buonasera e benvenuto a Salotto Live, ormai live, super live di Swim Biz. Prima abbiamo fatto Damien Joly, che abbiamo chiamato Damiano Bellezza. Niente francese però per me, mi spiace. Ma aspetta, No, dicevamo Damien, tu mi anticipi. Buonasera a Ilaria. Buonasera a lei. Sei nato nella sua splendida bellezza perché ha appena finito un mega allenamento, o sbaglio? Un po' morta, però molto bene. Un po' cerchiata di occhialino. Ma tu non hai problemi perché non hai nessun segno di ruga, cioè voglio dire 18 anni, ci mancherebbe altro. Non si possono avere le rughe. No. Detto questo, la notizia del giorno che ti riguarda, ritornando al salotto e passando dai flash a 4, ci guarda pure in camera, grazie, perché sei così bella che merita guardare fulgurante. In camera. È che non parli, cioè non è che parli, non studi più il cinese. No, come facciamo? E chi glielo dice al collega San Giorgio della RAI che ha impostato un europeo tutto sul cinese? No, beh, insomma, non è che non lo studio più, per il momento finisco l'anno, però ho preso questa decisione che per l'anno prossimo, dato che non sarò possibilitata a frequentare l'università... Sarò impossibilitata, vabbè, ok. Insomma, quale università? Interpretariato. Cioè, mica Robina. Qui a Roma? In Roma? Sì, credo di sì, per comunque per fare gli esami, così mi dovrei spostare troppo avanti e indietro. Quindi. Tu devi nuotare, ragazza mia. Appunto, quindi Roma è comoda, sto qui, faccio la mia università di interpretariato, però ho optato per il portoghese, che sto già studiando da. Portugal, saudade. Io falo portoghese. Io faccio portoghese, ma è bellissimo qua. Siamo international, poi a Ostia arrivano tutti quanti. Arrivano. Francesi, portoghesi, no, brasiliani. Brasiliani. È mio miglior amico, Brandon. Da un bel po' ormai. Da un bel po'. Sì, da 2015. È una notizia di colore questa, no? No, tanto. Fidanzati, nuotatori, nessuno, no? No, al momento libera come l'aria. Libera come l'aria, sta facendo le sue valutazioni, che poi sono anche valutazioni natatorie. Ti stai impegnando seriamente sulla vasca da 50? Certo, io preferisco la vasca da 50. Beh, perché hai fatto una robina mica da ridere in vasca corta, però il Moro dice la vasca da 50 è la vasca. È la vasca. La vasca. No, preferisco, cioè, comunque meno virate, che diciamo non sono neanche il mio punto di forza, quindi... Molto bene, mi sto anche allenando bene, quindi sia in vasca corta, quando ci alleniamo qui, in vasca lunga, in guardia di finanza. E... Ma diciamo guardia di finanza, no? Perché sembra che... No, il centro sportivo della guardia. Anche perché tu sei una poliziotta. Esatto. Con la pistola, a tutti gli effetti. Pistola messa da parte. Messa da parte, cioè dove? In cassetta. Cassetta di sicurezza, lasciata lì in basso. Sì. Però beh, lasciamola. Sei una... Sparo bene, sì. Spari bene, sì, e li centri tutti. Sì, un buona mira. Ah, una buona mira, quindi ti hanno dato anche un premio, mi pare, no? Un extra bonus, no, vacanza, no? No. No? Permesso libero, no? Libertà, no? No, però... Te la prendi da sola? Sto qui, quindi sto bene, non ho bisogno di vacanza al momento. Quest'estate ci si penserà. No, quest'estate dove ci ad si ad agosto. Finite le tappe, qualsiasi altra cosa. Perché mi hanno detto che tu fai l'europeo. Ma si mi sa. Devo qualificare. Appunto, mi devo qualificare. Perché secondo te la cusinato non si qualifica? Non si sa mai, è ora di aprile. Vabbè, adesso noi incominciamo a fare gli scaramantici qua. Faccio anche a darmi al nuoto pinnato alla fine. No, al nuoto pinnato. Perché? È bello il nuoto pinnato, mi piacerebbe. Ecco, nuoto pinnato. Adesso lanciamo gli amici del nuoto pinnato. Oggi 53,9 con le pinne, 100 stile. Allora, vogliono fare il nuoto pinnato. Gli amici del nuoto pinnato e il commissario tecnico del nuoto. Attenzione. Bartolini. L'ha detto, quindi io magari le due cose gliele farei fare, perché si può fare. No, ma per il momento col nuoto. Monopinna, una cosa. Monopinna l'ho provata, bella. Bella tosta, eh? Pesante. Metterebbe a risalto la tua schiena. Ho visto che sulla tua schiena c'è scritto in cinese, ma no, io ci vedo poco. Portoghese. Portoghese. Non me la contava giusta la ragazza. Ah no, portoghese. Portoghese, che c'è scritto? C'è scritto... Vabbè, lo traduco, c'è scritto un tigre neo pergi o sono come opinaggio veglias, che sarebbe una tigre non perde sonno con l'opinione di pecore. Ah, cioè una roba molto filosofica, ma come è nata sta cosa? Quando hai deciso di non parlare, cioè parlare cinese? No, beh, il portoghese io lo studio da quest'estate praticamente, però mi sono messa seriamente, quindi con i libri, con i video, con, non so, i CD, tutto quanto. Da settembre più o meno di impegno, quindi un accusinato adesso... a 360 gradi, insomma, poi ce lo farei vedere alla fine. Super internet. Vorremmo vedere questa schiena imponente, imperiale. Mi hanno detto che sei cresciuta di qualche centimetro. Ma ti hanno detto male. Come hanno detto male?
No, sono 1,81, cioè fanno magari le sì. La misurazione ma è 82, anche tendente all'82,5, però insomma. No, no. La scarpa anche aumentata. Quanto ci abbiamo? La scarpa 43,5-4. 43,5-4. 44. Sì, 43,5/44. Mazza, cioè no. È piedino da principessa. A mano, fai vedere un po' la mano. La mano è enorme, poi con queste unghie. Meglio questa. Queste sono unghie da Dracula, cioè da... No, no, sono unghie da principessa. Che grattano. Senti, mi dicono che siamo andati oltre. Stiamo sforando. Speriamo di sforare al più presto con Cusinato. Faccia una roba. Si metta di schiena e ci faccia vedere. Adesso. Ecco, mi scenda. Ragazzi, che emozione. Sì. Scusi. Ecco, e fa vedere la schiena. E me lo ripeta, me lo rilega dall'alto al basso. Vada. Un cigre neo per Gio sono come opinião juvelis. Mi fermo perché la mano scende troppo. Vabbè, stavo scherzando, ci mancherebbe altro. Con questa splendida fanciulla, alla prossima. Alla prossima con Swim Beats. Grazie. Ciao!